Ciao, sono Robin Good e insieme a Ryuichi Sakuma ho deciso di realizzare questo corso online che si chiama Primo su Google per cercare di darti una mano a scoprire quelle che sono le variabili, le componenti, gli elementi che puoi andare a modificare per far sì che il tuo sito appaia nei primi risultati delle ricerche di Google per le frasi chiave che ti interessano specificamente. In particolare ci sono una serie di domande e di esigenze che continuano a venire fuori giorno dopo giorno nelle email che mi scrivono le persone come te. Ecco alcune di queste domande e i consigli che io e Ryuichi ti vogliamo dare. Scusa, ma io vorrei sapere questa cosa qui. Io non riesco a scavalcare quelli che mi stanno sopra dentro i risultati di Google. Cioè, quando fai la ricerca per la mia frase chiave, ci sono quei due siti che stanno sempre sopra i miei, ma come faccio a superarli? La prima cosa che devi fare per scavalcarli è ottimizzare la tua pagina per i motori di ricerca, quindi ottimizzare il titolo, la semantica, gli H1, tutto ciò che si trova all'interno della tua pagina. Devi riuscire a ottenere dei link di qualità da siti simili al tuo come argomento e infine devi ottenere anche l'apprezzamento lato social, cioè devi fare in modo che le persone su Facebook, Twitter, su Google Plus si accorgono della tua pagina e la votino. In questo modo riuscirai a salire e scavalcare i tuoi concorrenti. La mia domanda è semplice semplice: per ottenere più link posso andare sui siti degli altri, dentro i commenti, forum, altre parti, collezionare una marea? Questa tecnica è valida ancora? Prima ti dimentichi di questa tecnica, meglio è. Non solo è fastidiosa perché rischi di fare spam e infastidire le persone presenti su quel forum, ma non ti porta nessun vantaggio a livello dei motori di ricerca, perché tutti quei link sono no follow, ossia Google ormai li ignora al 99% dei casi. Quello che devi fare è creare dei link che funzionano effettivamente, e questi sono link che crei facendo guest post magari, quindi contenuti di valore su siti di altre persone, oppure che ottieni naturalmente perché hai creato un contenuto che è una gran figata, tipo un infografico. Mi domandavo, ma sono stato penalizzato, non lo so, il traffico è andato giù, non si vede più nessuno, ho sbagliato qualcosa io, c'è un modo per capirlo? C'è un metodo molto veloce: apri Google e scrivi nella buchetta di ricerca l'indirizzo del tuo sito web. Se vieni fuori per primo, rilassati, ma se vieni fuori per secondo, se proprio non ci sei, è altamente probabile che tu sia penalizzato. Inoltre c'è uno strumento di Google che si chiama strumento per i webmaster, a cui tu puoi registrarti gratuitamente. E questo strumento ti darà la possibilità di vedere immediatamente se ci sono problemi relativi al tuo sito web. Domandina sui social: mi piacerebbe sapere se Facebook, LinkedIn, Twitter, eccetera, si deve veramente postare su tutti questi canali? Come si fa per postare in maniera di non sembrare degli stupidi che ripostano robe di altri e far sì che sti post che faccio sui social mi possano servire per il mio sito? Devi fare content curation, ossia devi dare qualcosa di veramente utile ai visitatori del tuo spazio Facebook, Twitter o del tuo sito web. Solo in questo modo non sembrerai uno che butta lì contenuti tanto per fare. E se mi stai chiedendo se questo ti aiuta anche a salire nei motori di ricerca, la risposta è sì. Se stai linkando dei tuoi contenuti o contenuti di altre persone e questi vengono apprezzati, saliranno nei motori di ricerca. Luigi, una domanda speciale per te. Sì, una domanda da me. Voglio sapere cosa c'è di speciale in questo corso che non trovo da altre parti. Me lo dici? Di speciale c'è che tutte le informazioni che ti diamo, tutte le tecniche che usiamo, sono testate sulle nostre spalle, le mie e quelle di Robin. Quindi ti portiamo casi reali, numeri, dati di analytics, non fantasia, ma ti dimostriamo che quello che stiamo dicendo per noi ha funzionato e continua a funzionare. Inoltre, se partecipi al corso puoi farci live tutte le domande che vuoi e quindi analizzare al volo il tuo sito web per trovare eventuali problematiche o per salire appunto nei motori di ricerca. Ma è vero che ci sono anche dei super bonus? È vero, ci sono dei super bonus. Se partecipi ad una qualsiasi delle lezioni di Primo su Google, ti porti a casa Nicchia Inspector, base e avanzato, un corso che ho fatto insieme a Robin per aiutarti a identificare la nicchia in maniera precisa e quindi per identificare le parole chiave con cui salire nei motori di ricerca specifiche per il tuo sito web. Se vieni a tutti e tre i corsi avrai in omaggio anche le lezioni
di Content Curation e News Mastering di Robin, appunto per creare i suoi contenuti di valore, per curarli e quindi per non fare la figura di quello, come dicevamo prima, che posta solo tanto per fare, e un video che si chiama La formula di Google per i titoli, in cui Robin ti spiega come si fa a scegliere il titolo migliore per far sì che la tua pagina sia già pronta e ottimizzata per salire sui motori di ricerca. Mi ridici le date che non me le sono segnate? Certo, la prima data che ti devi segnare, prendi carta e penna, 31 maggio alle ore 18. Partiamo con l'ottimizzazione interna del tuo sito web, cioè quello che devi fare all'interno delle tue pagine per fare in modo che il tuo sito sia ottimizzato per i motori di ricerca. Il 7 giugno parliamo di link building, come fare a ottenere link per il tuo sito in maniera etica, professionale e soprattutto valida. Nonostante ci siano molti cambi di algoritmi, vedi Panda, vedi il Penguin Update che è molto recente, i sistemi che ti insegneremo io e Robin sono stati validi in passato e lo sono tuttora. Quindi ti insegniamo un modo per fare link building che funziona. E il 14 giugno alle ore 18, ultimo appuntamento in cui parliamo di penalizzazioni, vediamo se sei stato penalizzato da Google, se non lo sei come evitare di esserlo. Parliamo di analytics, quindi di come misurare i risultati che stai ottenendo sul tuo sito web e come capire se ci sono nuove opportunità di crescita anche lato SEO, tramite analytics. E infine parliamo dei social, come si fa a ottenere dei voti, delle condivisioni su Facebook, su Twitter, in modo che il tuo sito sia apprezzato e possa ovviamente salire nei motori di ricerca. Ti aspettiamo!